Buongiorno a tutti voi partecipanti del viaggio della memoria a Cracovia e Auschwitz di questo mese, luglio 2017. Per me è una situazione un po' strana. Storico, quando organizza i suoi viaggi di studio, sempre organizza anche prima qualche momento di formazione, di introduzione al tema. Questa volta lo facciamo insieme all'associazione Aree Riere di Rimini, questo viaggio. I partecipanti sono un po' sparpagliati sul territorio della nostra regione, quindi non c'è un momento unico e ci tocca farlo online. Vediamo come viene, se sono in grado, anche senza poter dialogare e discutere con voi, a trasmettervi qualche riflessione sul tema di questo viaggio. Come vedete, il viaggio, sul primo slide vedete l'immagine della storia della Polonia del Novecento. Ci sono diversi spunti che magari dopo andiamo a riprendere alcuni, come primo, come quello che riconosciamo tutti, chiaramente la scritta in alto, Arbeit macht frei, su questo graffiti che ho fotografato nelle periferie di Cracovia. Lavoriamo qui all'Istoreico, Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea di Reggio Emilia. Il viaggio lo facciamo questa volta non da soli, l'ho già detto che lo facciamo insieme ai nostri amici dell'Associazione Aree Riere di Rimini. Io mi chiamo Mattias Dorifeld, e mi occupo da una ventina d'anni di viaggi della memoria e viaggi di studio per ragazzi e per adulti. Non sarò adesso il vostro Wikipedia, uno so molto meno di Wikipedia, secondo se usate Wikipedia non avete bisogno di questa parte del nostro sapere. Voi potete leggere un sacco di libri, potete vedere un sacco di siti, sentirete le guide a Cracovia, ad Auschwitz, che sanno tutto, quindi non vorrei soffermarmi oggi molto sulla data specifica che il 21 di dicembre del 1942 è successo questo, che X mila ebrei hanno subito tale. Questo sono cose importanti che potete trovare però da soli, senza problemi, nei libri e sui siti. Quindi la conferenza di oggi è più per cominciare con qualche riflessione, generica su come fare un viaggio della memoria e su come fare un viaggio della memoria ad Auschwitz, che è un posto stranissimo dove facilmente ci sbagliamo quando lo visitiamo, facilmente andiamo dietro a dei pensieri che forse non sono quelli giusti, dovuti allo studio del luogo, cosa che vorremmo fare con voi, ma dovuto ai nostri pregiudizi, alle nostre letture precedenti non finite, alla nostra fretta. Quindi, parlando un po' dell'atteggiamento che secondo me è importante quando si va ad Auschwitz, il primo invito, e l'invito più importante, è quello alla slow history, e cioè di andare piano. Quando si studia, soprattutto quando si studia la Shoah, credo, quando si visita Auschwitz, bisogna andare piano. Non bisogna pensare di aver già capito, non bisogna pensare di questo lo so già. Bisogna tornare sui stessi testi, libri, varie volte, secondo me sugli stessi luoghi, visitarli varie volte. È complicato, poi voi andate anche in luglio, sarà un luogo molto pieno anche da turisti che visitano, con tutto il rispetto per le tante modalità di studiare, di visitare, di commemorare. Certamente non tutti dobbiamo fare le stesse cose e adottare gli stessi meccanismi quando andiamo a visitare un luogo,
Però quando vado ad Auschwitz in estate, qualche volta ho difficoltà di concentrarmi quando di fianco a me mangiano il popcorn, girano in infradito in canottiera a farsi la foto sui binari da dove scendevano gli ebrei deportati. In estate è un luogo molto frequentato, molto pieno di turisti nel senso negativo della parola. I colleghi di Auschwitz si danno un grande affare per affrontare la situazione, per discuterne, per vedere come si fa senza razzismo, senza perbenismo, senza esclusione di chi vuole una visita più leggera, far però comunque che tutti possano visitare con i propri mezzi, con la propria maniera, in propria maniera questo luogo importante, senza però perdere di vista le cose più importanti, fondamentali, caratteristiche che assolutamente vanno viste e vanno anche onorate e vanno anche rispettate. Quindi il primo invito è quello della slow history. Andate piano, molto piano. Un altro invito, lasciate un po' perdere quello che sapete già, tutti voi avete già letto, visto delle cose. A tutti noi succede che quando andiamo lì che pensiamo alla sofferenza. Una delle cose che riscontriamo molto spesso, per esempio quando ci si va invece d'inverno, che le persone dicono: ci immaginiamo che freddo avevano i deportati di Auschwitz-Birkenau d'inverno, freddo io oggi che ho mangiato e sono vestito bene, figuriamoci i deportati. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei deportati non ha mai sofferto il freddo. L'80% di chi è stato deportato ad Auschwitz-Birkenau non ha mai avuto freddo, non ha mai avuto fame, non è mai stato maltrattato, non ha mai lavorato, non è mai stato torturato. Non perché siano stati trattati bene, ma semplicemente sono morti nella giornata del loro arrivo. La caratteristica di Auschwitz è Auschwitz II, è il campo di sterminio di Birkenau. I deportati arrivavano e venivano uccisi lo stesso giorno del loro arrivo. Quindi tutta questa empatia che noi sviluppiamo verso quelli che soffrono è fuorviante, o parzialmente fuorviante, perché in realtà Auschwitz è un luogo complicato perché erano diversi campi, però appunto non abbandoniamoci a questi sentimenti che per l'80% dei deportati sono fuori luogo. Però c'erano anche gli altri 20%, quindi attenzione, di nuovo slow history, Auschwitz è un luogo molto stratificato, ha molte storie, è un campo di lavoro, è un campo di concentramento, è un campo di sterminio, quindi ci sono molte storie e anche lì appunto bisogna andare piano e non pensare che una storia che incontriamo sia così valida per tutti i luoghi e per tutti gli anni, perché c'è anche una cronologia nello sviluppo di Auschwitz, quindi attenzione a queste trappole quando visitiamo Auschwitz.